Sono numerosi gli enti di ispirazione cattolica impegnati proprio nella formazione professionale, ovvero nell'accompagnamento dei ragazzi e delle ragazze che cercano, come abbiamo visto, no? di trovare una propria strada lavorativa. La congregazione dei Giuseppini del Murialdo, ad esempio, gestisce un importante centro di formazione a Roma. Siamo nel quartiere San Paolo e lì per noi è andato Rosario Sardella. Ci troviamo a Roma nel centro di formazione professionale San Paolo Giuseppini del Murialdo. In questo istituto di formazione professionale vengono quotidianamente 650 allievi. La formazione che noi eroghiamo è composta da una parte pratica e da una parte teorica. In questo laboratorio i ragazzi si addestrano alla lavorazione sulle macchine utensili, infatti stanno lavorando al tornio, oltre a lavorare al tornio lavorano anche alla fresa e comunque imparano ad eseguire lavorazioni meccaniche di carattere industriale. Alla fine del terzo anno acquisiscono la qualifica di operatore meccanico. Ho scelto questa scuola perché è l'unica scuola a Roma che permette l'utilizzo di queste macchine. Posso realizzare qualsiasi pezzo, pezzo meccanico che serva appunto per le lavorazioni meccaniche. Mi vorrei integrare là, prendere una specializzazione in operatore meccanico. È richiesta, diciamo. Rispetto alla questione dell'occupabilità dei giovani e della loro concreta occupazione, l'istruzione e formazione professionale è una risposta molto interessante, è una strada molto promettente. I dati ricorrentemente raccolti dall'ISFOL anno per anno testimoniano, provano che i giovani che escono con una qualifica professionale, un diploma professionale, riescono a trovare occupazione in percentuali importanti. Là dove la proposta di istruzione e formazione professionale, l'offerta di FP è carente o assente, i tassi di dispersione scolastica sono molto più alti. Ma nel laboratorio degli acconciatori vediamo appunto l'attività che stanno svolgendo, che è esattamente identica a quella che svolgerebbero in un qualsiasi salone di bellezza. Da grande vorrei diventare un parrucchiere, questa era la scuola che mi sembrava più adatta, anche perché dove sto io non ce ne sono molte, cioè non ce ne sono per niente. Abbiamo visto il laboratorio di acconciatori dove appunto lavoravano sia ragazzi che ragazze. Adesso vi faccio vedere un laboratorio dedicato esclusivamente alle ragazze, il laboratorio di estetica. Abbiamo optato per questa scelta perché è stata molto richiesta negli anni e l'ente ha ritenuto opportuno investire su questo settore. Appoggiato proprio così. Ok. Poi alla fine tu riuscirai a farlo senza appoggiare, però adesso questo e questo, una mano alta. Ho scelto questo perché comunque ho sempre avuto una passione per l'estetica, per il trucco, per gli smalti. Prendi un diploma, poi pensi vai subito a lavorare. Invece in realtà cioè, non è così, ci sono tanta gente che ha il diploma e comunque non riesce a trovare lavoro. E invece secondo me l'estetica è una cosa che ti apre una cifra di possibilità perché comunque cioè, l'estetica diciamo va di moda.